Buongiorno ragazzi, vi parlo da Benidorm, siamo arrivati ieri con la Bardiani, abbiamo fatto un volo da Bergamo, naturalmente siamo qua rispettando tutte le vigenti leggi anti-Covid, ma qua i ragazzi sono per lavorare e un po' sono anch'io, e per cui mi permetto di pedalare insieme a loro. Vi faccio questo messaggio per provare a chiarire un po' di cose. Innanzitutto i miei migliori auguri di buona ripresa e un recupero velocissimo a due atleti importanti del nostro paese, Diego Ulissi ed Elia Viviani, che sappiamo purtroppo che sono stati messi sotto controllo da due carissimi amici miei. Uno è Roberto Corsetti e l'altro è Antonio Dello Russo. Sono passato un anno fa da un problema molto serio e a un anno di distanza sono qua a pedalare con i professionisti. Per cui io ho una fiducia infinita ed estrema nei due professionisti a cui si sono rivolti Diego ed Elia. Ma voglio provare a chiarire un po' le cose da ignorantone quale sono. Allora, cerco di esternarvi quello che io ho capito della miocardite. Immaginiamo che il cuore sia uno di questi palazzi di 15 piani e ha un problema elettrico. Cosa avviene? Avviene che Corsetti, che è un professionista straordinario, un uomo pignolo, attento, è uno che il capello lo divide in quattro per riuscire a capire totalmente quello che sta accadendo. Cosa avviene? Corsetti, con tutta la tecnologia che c'è in questo momento a disposizione, inizia a studiare il comportamento del cuore, cioè del palazzo. Si mette lì ed analizza in base anche agli eventi che vengono causati da questo malfunzionamento del reparto elettrico. Cosa fa? Si mette lì e studia. Immaginiamo l'impianto elettrico di un grande palazzo, appunto come ha detto, di 10 piani, e lui con tutti i dati che ha in mano e con la sua pignoleria si mette a studiare ogni minimo filo di corrente elettrica di tutti i 10 piani del palazzo. Cosa fa? Individua quella presa in quell'angolo di quell'appartamento, di quella stanzina in fondo da destra, che fa cortocircuito e fa saltare tutto. Cosa fa? Con le sue visioni si confronta con Antonio Dello Russo. Antonio Dello Russo è un aritmologo, è colui che con una precisione millimetrica infinita arriva con questa pennina ad alta frequenza e va a isolare quel piccolo punto che crea il cortocircuito. Naturalmente è una collaborazione totale, deve esserci sintonia e amicizia, cosa che sono loro, perché hanno iniziato l'attività da medici, già insieme credo dai licei, hanno fatto le università, poi si sono divisi. Antonio si è buttato sull'aritmologia e naturalmente Corsetti Roberto, appassionato di sport e di ciclismo, è diventato uno dei medici sportivi a cui io personalmente faccio riferimento. Cosa avviene? Immaginatevi una riunione per riuscire a capire insieme qual è il percorso che devono fare. E naturalmente poi le strade si dividono, perché uno diventa colui che entra dentro dalle arterie e cateteri e va a fare quel tocchettino. Io li ho sempre immaginati come il film di Matrix, e per cui immagino Corsetti come Morpheus e Dello Russo come Neo. Allora, Corsetti sta fuori e guarda, collabora con Antonio, e Antonio si cela in un
in un avatar che riesce con tutta la tecnologia a disposizione, che è alle torrette di Ancona, cioè il top del top che la medicina e la tecnologia applicata alla medicina può fornire, si inserisce in quel mondo che è il suo, che il cuore è una cosa per lui come noi quando tagliamo una fetta di pane per metterci un panino, per metterci il prosciutto dentro, lui penso sia la stessa cosa. Entra e in maniera al decimo di millimetro va a toccare e isolare quella presa di cui parlavamo prima, per cui è una roba incredibile e infinita. Io a un anno di distanza sono qua e sto molto meglio di prima, per cui mi auguro che loro sono giovani, estremamente forti, possano recuperare molto più velocemente, probabilmente essendo professionisti si sono resi conto immediatamente di avere un problema. Io probabilmente da ex sentivo qualcosa che non andava, però diciamo che sono stato un po' più meno attento, ecco. Comunque sono arrivato credo a guarire grazie a due persone straordinarie, ma il mio riferimento è Corsetti, la porta di entrata alla soluzione è Roberto Corsetti. E allora mi chiedo, uno come Roberto, alla quale si rivolge uno dei corridori più importanti di questo paese, è fuori dal mondo del ciclismo. Io avessi una squadra di ciclismo, il primo che vorrei è Roberto, per avere il quadro della salute di ogni atleta, e mi chiedo dove sta andando questo ciclismo, perché spesso quelli bravi, anzi secondo me i veri bravi, sono fuori da questo sport, sono fuori dal ciclismo. Cosa starà accadendo? Boh, io vi auguro buona giornata, vado a pedalare un po' e faccio, ripeto, un in bocca al lupo di pronta guarigione ad Elia e a Diego, e un abbraccio fortissimo a Roberto e Antonio. Buona giornata, ciao.